Durante la Seconda Guerra Mondiale, l'Italia si schierò con l'Asse, formando una coalizione con la Germania nazista e il Giappone. Il regime fascista guidato da Benito Mussolini iniziò ad assumere un ruolo sempre più attivo nel conflitto a partire dal 1940. L'Italia aveva già partecipato ad alcune campagne militari prima del 1940, come l'invasione dell'Etiopia nel 1935-1936 e la guerra civile spagnola dal 1936 al 1939. Tuttavia, la sua partecipazione alla Seconda Guerra Mondiale vera e propria iniziò nel giugno 1940 con l'invasione della Grecia e l'attacco contro l'Egitto britannico dalla Libia, che culminò nella disastrosa campagna di Grecia e nella campagna del Nord Africa. L'Italia, nonostante fosse un grande esercito in termini di numeri, aveva gravi carenze di addestramento, equipaggiamento e logistica, il che la rendeva meno efficace rispetto alle potenze alleate come il Regno Unito e gli Stati Uniti. L'avanzata italiana nei Balcani e nel Nord Africa fu respinta dai greci, dai britannici e dai loro alleati. La Germania nazista dovette intervenire per aiutare l'Italia.